Sì, cocaina di elevata purezza, molto probabilmente proveniente dalla Spagna, con una modalità di introduzione in Italia che già abbiamo riscontrato in altre circostanze con l'utilizzo degli ovulatori. Quella che abbiamo sequestrata è di elevatissima purezza e sarebbe stata sicuramente oggetto di un successivo taglio almeno 1 a 3. Quindi tutta la parte finale della filiera dell'introduzione e della cessione dello stupefacente è stata rintracciata in questa operazione. Il servizio parte da una segnalazione nei pressi di presenza di spacciatori nei pressi dei poli scolastici. La questura rivolge una grandissima attenzione rispetto a queste problematiche con servizi sia discreti con personale in borghese che con servizi di monitoraggio anche in divisa per disincentivare questo fenomeno che, ahimè, non possiamo escludere che interessi la nostra città. C'è un rischio specifico che riguarda le scuole? C'è un rischio legato al consumo di sostanze stupefacenti anche nei confronti, anche da parte di una clientela di giovani, che può riguardare non solo le droghe come hashish, marijuana, ma anche droghe diverse come in questo caso la cocaina, che in alcune circostanze, su alcuni livelli di qualità, hanno dei prezzi non fuori portata.